come ci muoveremo da oggi in poi sostanzialmente. La prima cosa che faremo è fare pressione su Edisu, l'ente del diritto allo studio piemontese, perché diciamo, è diretta sua responsabilità il fatto che una studentessa di Unito venga sbattuta sostanzialmente fuori di casa, e in più abbiamo appunto proprio visto pochi giorni fa che è stato pubblicato il 22 dicembre sul sito della Regione Piemonte un comunicato che parla di uno stanziamento di 1,5 milioni per aiutare gli studenti in difficoltà a pagare l'affitto e che questi finanziamenti verranno appunto elargiti da Edisu. Di conseguenza il bando ancora non si vede, i criteri sono comunque stringenti, perché si parla di ISEE sotto i 15.000, però noi faremo tutte le pressioni necessarie per far sì che questo bando venga pubblicato il prima possibile e che si riesca ad accedere a questi fondi. Ovviamente 1,5 milioni sono pochi, nel senso che comunque si parla sempre di misure non all'altezza della situazione di emergenza economica che stiamo vivendo, perché comunque se noi pensiamo che 3.500 sono gli studenti che sono risultati idonei ma non beneficiari alla residenza, cioè che pur avendo tutti i criteri comunque non sono riusciti ad entrare in residenza. Se noi consideriamo che 1.200 studenti sono stati rifiutati appunto, da Edisu, perché anche con i piccoli bonus Covid che sono stati dati agli studenti per risolvere la propria situazione, comunque non avevano crediti sufficienti per prendere borse di studio e residenze, ci rendiamo conto che 1,5 milioni sembrano una cifra enorme, ma in realtà non lo sono. Detto questo, comunque noi non staremo neanche, diciamo così, al ricatto di dire che di solito, diciamo, le istituzioni ci rispondono ma i soldi non ci sono, perché sappiamo benissimo che i soldi comunque possono essere presi alle grandi reddite, ai grandi proprietari, a chi durante questa crisi si è arricchiti, e i soldi devono poi finire nelle tasche di tutti quei giovani che stanno continuando a pagare questa crisi. Detto appunto, fatte queste critiche, noi ci muoveremo come noi restiamo insieme al sindacato Asia USB per far sì che questi finanziamenti vengano stanziati il prima possibile per risolvere la situazione di tantissimi studenti, perché il caso di Totta è un caso emblematico di una situazione che ci riguarda tutti.